Bentrovati a tutti gli amici ascoltatori di Radio Saiuz per questo nuovo appuntamento con Spazio Aperto, in compagnia sempre di Antonella Intrenò. E Ugo Lombardi. Buonasera Salutiamo la regia centrale da Treviso, Rosario Moreno. Bentrovato, Rosario. Rosario. Buonasera a tutti quanti. Salutiamo Massimo Bonella, responsabile di pianetaoggitv.net. Buonasera, Massimo. Buonasera Massimo. Sì, buonasera a voi da Venezia. E diamo il benvenuto all'ospite di questo pomeriggio, il professor Michele Boato, fondatore dell'Eco Istituto del Veneto, un'associazione no profit fondata nel 96, grazie all'impegno di diverse figure professionali. Buonasera, professor Boato, e Buonasera, professore. grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, ci siamo. Bene, a brevissimo con lei parleremo della questione trivelle, della questione energetica, della politica energetica del nostro paese, di quello che si pensa sia giusto o sbagliato fare. Ma per il momento passiamo la linea prima a Massimo Bonella per le ultime news e poi a Rosario Moreno che dovrà naturalmente salutare l'intero network. Prego, Massimo. Sì, grazie Antonella Intrenò, un saluto anche al dottor Ugo Lombardi che conducete da Bari. E dunque prendiamo la linea da Venezia brevemente perché non voglio farvi perdere, non voglio farvi portare via del tempo prezioso perché vedo che avete un ospite molto importante che tra altre cose conosco personalmente. Quindi rapidamente, dunque, la notizia che emerge in questi ultimi minuti, la Commissione di Giustizia del Senato domani dovrà votare l'abbinamento dei provvedimenti che riguardano la prescrizione alla riforma del processo penale. È il passaggio formale deciso all'interno della maggioranza per tentare di sciogliere il nodo intercettazioni-prescrizione. Allo stato attuale, i provvedimenti sulla prescrizione, che potrebbero essere abbinati alla riforma, sono 8. Siamo ragionevolmente ottimisti, dice il ministro Orlando. Il confronto nella maggioranza va nella giusta direzione. Staremo a vedere. Uno sguardo alla nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net, dunque in primo piano abbiamo la festa della liberazione del 25 aprile. Nel caso specifico vi proponiamo la prima trasmissione, diciamo, televisiva della nuova nata Radio Favaro Veneto TV, dove potete vedere le parti, le sequenze più importanti della cerimonia che si è tenuta a Piazza Pastrello, appunto in centro Favaro Veneto. Poi a seguire un articolo importante in collaborazione con la testata giornalistica Antimafia 2000 dal titolo Maniaci indagato, bufera su teleiato. Staremo a vedere anche questo caso come andrà a finire. Poi a seguire c'è una serie di comunicati stampa di carattere locale. Poi vi segnalo il nostro settimanale che va in onda anche sul circuito delle radiotelevisioni terrestri, circuito interregionale, il settimanale Pianeta Oggi Reporter, dove potete vedere un'intervista realizzata praticamente negli studi vicino, nella sede, diciamo, nella terrazza meglio dell'emittente Radio Piper Fontana Fredda, un'intervista a Lorena Caligo, un'infermiera professionale che è stata testimone durante il salvataggio dei profughi mentre arrivavano in condizioni critiche, diciamo, in condizioni che appunto lo sapete benissimo, che vi lasciamo immaginare, proprio sulle nostre coste. Quindi un comunicato stampa subito dopo dell'Unione Italiana della vicina regione dell'Istria, e per il momento altre notizie dell'ultimo minuto ce n'è una. Dunque, la delega al governo sulle intercettazioni contenuta nella riforma del processo penale, ora all'esame della Commissione di Giustizia di Palazzo Madama, è troppo generica. Lo ha sostenuto il procuratore di Torino Spataro al termine dell'audizione in commissione, rilevando che serve maggiore specificazione. Ecco, ve l'ho accennata, casomai la riprenderemo a fine trasmissione, e alle 18:37 vi restituisco la linea, ricordando
ricordando al professor Boato che so che lui tratta molto spesso il problema del verde nelle città, in modo particolare nella città di Mestre, ecco, quando hanno costruito il tram, questo tram che ha sempre dei problemi, che addirittura mi è capitato a me, non rispetta nemmeno le coincidenze, perché quando uno deve andare in stazione il T1, il T2 non aspetta il T1, e quindi voglio dire, ecco, questa la dice lunga. Ma quello che è importante, che emerge, che è stato eliminato tutto il verde in centro Mestre, una città anche molto inquinata a livello proprio, lo sanno tutti, a livello nazionale. Io credo che sia stato un danno veramente grave. A voi dunque la linea, Antonella Intonò, Ugo Lombardi per la conduzione di Spazio Aperto. Noi ci sentiamo al termine. Grazie Massimo, la linea giriamo immediatamente a Rosario che avrà modo di salutare tutto il network. A te Rosario. Bene, grazie Antonella, buonasera a tutti quanti, buonasera anche al vostro ospite, professor Michele Boato, e Massimo, un carissimo saluto. Allora, volevo ricordare ai nostri amici, per chi volesse Saluto anche a te intervenire, Rosario, scusami che mi grazie, sono dimenticato, la grazie. regia centrale, anzi. Allora, volevo ricordare a tutti quanti che chi volesse intervenire in diretta con noi può farlo chiamando il numero di telefono 0422 1626 622. Per gli SMS e WhatsApp basta chiamare e scrivere al 393 78 80 195. Per quanto riguarda la chat, la trovate sia su radioscience.it, ma anche su tutti i siti che adesso vi elencherò, che appartengono alle web radio del network. Incominciamo da Radio Reno Web di Casalecchio di Reno in www.radioreno-web.it, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto www.radiofavaroveneto.it, Radio Sismondi Libri di Salgareta in provincia di Treviso, in www.radiosismondilibri.it, Radio Isso di Modena, www.radioisso di Modena, e ultima nata Radio Valdichiana, www.radiovaldichiana.it. Questa sera andiamo anche a reti unificate con la Web TV, perché andiamo sia sui due canali di Radio Science, ma anche sul canale YouTube. Credo di aver detto tutto. Se mi sono dimenticato qualche cosa, un caro saluto comunque a tutto il condominio. Grazie a Rosario Moreno e ritorniamo qui con il professor Michele Boato, come vi annunciavo in apertura, fondatore dell'Eco Istituto del Veneto, deputato per i Verdi nell'87, promotore della legge che ha consentito la riduzione all'1% della presenza di fosforo nei detersivi dal 90 al 2000 in Consiglio regionale Veneto, dove ha avviato la raccolta differenziata porta a porta. Quindi, come potrete capire, ascoltatori, si tratta di persona da sempre impegnata in questioni ambientali e da sempre immersa, come in questo momento, perché professore, ci diceva prima di incominciare la trasmissione che è in corso un corso, scusi il bisticcio di parole, presso l'Eco Istituto sugli alberi. Sì, perché nel nostro Eco Istituto sono ospitate alcune associazioni, una delle quali Amico Albero, molto attiva a Mestre ormai da quasi 10 anni, e stiamo facendo un corso mensile, questo è il terzo incontro, su come tutelare, come moltiplicare il verde nelle città, in particolare Mestre. Oggi si parla delle malattie da prevenire, è un fitopatologo che la sta tenendo. Insomma, cerchiamo di fare non solo il pronto soccorso, gli interventi, ma anche di far crescere la cultura su questo tema del verde. Bene, professore, noi l'abbiamo invitata nella nostra trasmissione questa sera perché, vista la sua grande attenzione e competenza, abbiamo bisogno di capire un po' di più quello che accadrà dopo il referendum del 17 aprile ultimo scorso, referendum che purtroppo non ha visto il raggiungimento del quorum. Quindi, oltre a chiederle che cosa accadrà sostanzialmente dopo questa tornata referendaria, le chiedo anche per quale ragione secondo lei c'è stata così poca partecipazione da parte dei cittadini. È stato un problema di disinteresse, se vogliamo, nei confronti di una politica energetica che viene vista come
qualcosa di assolutamente lontano dai problemi quotidiani, o è stato piuttosto un chiaro segnale verso i nostri rappresentanti politici? Guardi, la partecipazione prima del 17 eravamo fra ottimisti e pessimisti, eravamo un po' divisi. Io stavo a metà e pensavo, gli ottimisti dicevano si farà il quorum per un filo, i pessimisti non si farà proprio. Io dicevo magari lo faremo nelle regioni adriatiche, e invece hanno avuto ragione, tra virgolette, i pessimisti. Però il tema è 50% degli aventi diritto è un'enormità ormai in Italia, perché anche alle ultime elezioni sono andati a votare il 52% degli aventi diritto alle europee dell'anno scorso, insomma. E quindi dire che bisogna che in un referendum messo lì da solo, non collegato alle elezioni comunali che ci saranno il prossimo 5 giugno, che dovevano votare almeno il 50%, era dare per scontato che ci sarebbe stato questo, tra virgolette, fallimento. Sono andati a votare 15 milioni e 800 mila persone, di cui 13 milioni e 300 mila hanno detto sì, vogliamo abrogare questi permessi allargati che erano stati fatti alle trivelle dentro le 12 miglia. 13 milioni e mezzo sono 1 milione in più di quelli che hanno votato per l'attuale governo. L'attuale governo si basa su una maggioranza di votanti di 12 milioni e mezzo. Questo per dire che non è che sono pochi, è il meccanismo di un quorum così che ci impedisce evidentemente e fa sì che si giochi una partita truccata, per cui basta dire non andate a votare, c'è già un 40% che di per sé ormai non va a votare, anche un 45%, ne aggiungi, basta aggiungerne un 10% e hai, tra virgolette, vinto. Quindi è un po' un bluff, insomma, dire che ha vinto il 70 contro il 30, non è così, insomma. In Italia ormai o si cambia il meccanismo del quorum oppure deve succedere Fukushima, perché l'ultimo referendum che ha avuto il quorum nel 2011 è perché c'era stato Fukushima, e quello prima dell'87 è perché c'era stato Chernobyl. Cioè, è raro, insomma, che in Italia ormai negli ultimi 20 anni si faccia il quorum, sono stati casi quasi unici, ecco. Bisogna contare quasi più su una emotività piuttosto che su una consapevolezza. Eh sì, ma questo ormai vale anche per le elezioni. Allora, se tu mettessi il quorum alle elezioni, probabilmente l'anno scorso l'Emilia-Romagna non avrebbe eletto il suo consiglio regionale, perché sono andati a votare il 37% degli aventi diritto. Allora, il quorum non c'è nelle elezioni, ma c'è invece nel referendum, perché i costituenti hanno voluto ovviamente rendere difficile il referendum, cioè la Costituzione è basata sulla democrazia rappresentativa, elettorale, e la democrazia diretta è stata molto tartassata, 500.000 firme autenticate sono tantissime, e tanto è vero che l'estate scorsa c'era stato il tentativo di raccoglierle per fare questo referendum sulle trivelle, e siamo arrivati a 400.000, ci sono volute invece le regioni, perché per fortuna, diciamo, nella Costituzione è previsto che se almeno 5 consigli regionali chiedono un referendum, allora si può fare. E infatti questo è stato un referendum fatto, voluto da 10, che poi sono diventate 9, ma con regioni, non da 500.000 elettori, perché questo era il primo sbarramento, il secondo è quello appunto del quorum, e a quel punto capisci che è quasi ormai impossibile. Tanto è vero che adesso è in corso una raccolta, è iniziata proprio in queste settimane, una raccolta di firme per altri referendum, uno proprio ancora sulle trivelle, ma non solo dentro le 12 miglia, ma su tutte le trivelle, che praticamente se vincesse, tra virgolette, direbbe che non si dà più nessuna concessione né dentro né fuori le 12 miglia, e neanche su terra. Il secondo sugli inceneritori, perché c'è una decisione strana del Parlamento che delega il governo a imporre praticamente 12 inceneritori in Italia, anche nelle regioni che non lo vogliono. Una di queste è il Veneto, l'altra di queste è il Piemonte, eccetera. E questa legge c'è, perciò c'è un referendum per vedere se toglie. Non c'è un referendum, c'è una raccolta di firme. Poi c'è una terza sul Jobs Act famoso, che la sta
raccogliendo le firme alla CGIL, poi ce n'è una quarta sulla legge elettorale Italicus, ce n'è una quinta sulla scuola, che hanno già cominciato da 15 giorni i sindacati scuola, molti sindacati scuola. Voglio dire, tutte queste cose, secondo me, nascono già, tra virgolette, sconfitte in partenza, perché se rimane questa regola del quorum altissimo, che è altissimo, tu non riuscirai mai, ma proprio mai, a vincere, a meno che non casca il mondo. Voglio dire, Fukushima è cascato il mondo, allora la gente ha preso paura, ma altrimenti anche nel 2011, nonostante ci fossero due temi molto grossi, quello dell'acqua, l'acqua pubblica, e quella del nucleare che si voleva riportare in Italia dopo che era stato cacciato nell'87, nonostante questo si dava per scontato che il quorum non ci sarebbe stato. È successo poi Fukushima all'improvviso, qualche giorno prima del referendum, ed ecco che il miracolo è avvenuto. Questa volta il miracolo non è avvenuto. Professore, secondo lei la gente ha partecipato poco al voto perché ha capito il motivo del referendum o perché non l'ha capito proprio? Ah beh, è la seconda certamente, perché era un tema talmente stretto, perché le regioni avevano chiesto sei referendum. In realtà le regioni, con la legge del dicembre, la legge di stabilità, avevano già ottenuto 5 su 6 di queste richieste. Adesso non sto a raccontarle, però erano tutte legate sempre alle trivelle amare. Quindi voglio dire, non è che c'è stata la sconfitta totale. Le regioni, nel loro comunicato fatto il giorno dopo, dicono comunque 5 cose le avevamo già, tra virgolette, portate a casa. La quinta, che sembrava la meno difficile da ottenere, perché sembrava che il governo l'avrebbe fatta con una leggina, in 5 minuti si poteva fare questa cosa, era una cosa veramente da 5 minuti, una fesseria, insomma. E invece il governo si è impuntato, abbiamo poi capito con la questione della Basilicata che c'erano troppi legami, diciamo, fra il Ministero dell'Industria e l'industria petrolifera, quindi il motivo c'era ed era nascosto, ma è rimasta perché la Corte di Cassazione prima e la Corte Costituzionale poi ha detto no, questo quesito rimane e perciò si fa il referendum. Non è che le regioni avevano proposto solo questo, perché altrimenti sarebbe una pazzia, cioè tu non potevi a tutta la popolazione italiana dare un quesito così specifico, così particolare e peraltro non così importante, perché tutti hanno ribadito, e da una parte e dall'altra, che comunque si trattava dell'1% del fabbisogno nazionale che stavamo mettendo in discussione, mica il 50% o il 20%, quindi era chiaramente un tema molto piccolo. Però una volta che Corte Costituzionale e Corte di Cassazione dicono che si fa, a quel punto hai dovuto giocartela. E ce la siamo giocata come associazione ambientalista, e devo dire anche come regioni, molte regioni ci sono date da fare, in particolare la Puglia, la Basilicata e il Veneto sono state molto attive proprio come istituzioni. Ce la siamo giocata però sul tema dell'energia più che sul tema delle trivelle dentro le 12 miglia, e lì il risultato, dove si è lavorato, c'è stato, perché ho partecipato a una quindicina di dibattiti nelle ultime 2 settimane, uno al giorno praticamente, da Pasqua al 17 di aprile, e devo dire che centinaia di persone hanno discusso dei temi energetici più che del specifico quesito referendario. Ma ahimè, in Lombardia, in Piemonte e via via, in tutte le regioni dove non c'è questo tema, non c'era il tema specifico del referendum, c'è stata pochissima iniziativa. In Campania, in Sicilia, eccetera, dibattiti si contano sulle punte delle dita, insomma. Invece devo dire che in Puglia, in Veneto, in Basilicata e in Abruzzo anche ci sono state centinaia di occasioni per crescere nella cultura energetica. Professore, le giro una domanda che è stata rivolta da un ascoltatore in chat. Le chiede, professore, come giudica l'ingerenza per il no di Napolitano e Renzi? Malissimo la giudico, tanto è vero che c'è un articolo del codice penale che prevede che questo sia un reato addirittura. La furbizia di Renzi è stata quella di non dire non andate a votare,
ma di dire io spero che il referendum fallisca, oppure se qualcuno è contrario immagino che non andrà a votare, e questo gli permette di cavarsela. È stato denunciato anche lui, io personalmente ho denunciato un deputato che è Fabrizio Cicchito, che peraltro che era mio amico una volta, peraltro, ma una volta devo dire, sottolineo una volta, tanti anni fa, e che è andato in televisione proprio a dire non votate. Questo è un reato non per qualsiasi cittadino, è previsto nella legge che un pubblico ufficiale, o comunque scritto nella legge, una persona che usa la sua autorità istituzionale non può fare pubblicità, propaganda per astenersi dal voto. E perciò prima era stata denunciata una sottosegretaria del governo, che non ricordo il nome, e dopo due o tre giorni io ho denunciato, ho mandato proprio la denuncia in procura a Roma e a Venezia, e questo deputato, perché lui è un'autorità, è un deputato, così come lo è stato anche il sindaco di Verona, Tosi. Questi hanno veramente detto chiaramente non andate a votare, e invece sia Napolitano, e Napolitano ha detto l'astensione è prevista, ha fatto questa frase che copriva, diciamo, Renzi ha detto spero che, immagino che, eccetera. Queste cose sono al limite del penale, non avranno alcuna conseguenza, ma dal punto di vista etico e anche, devo dire, dal punto di vista scusatemi, politico, perché tu adesso hai detto non andate a votare, a ottobre ci sarà il referendum sulla Costituzione, può darsi che qualcuno che hai convinto che è meglio non andare a votare poi non cambi più abitudini e non ci vada più, cioè non è neanche, non solo eticamente ma neanche politicamente opportuno. Come si fa? Come si farà a chiedere ai cittadini di non esercitare un loro diritto? Ma probabilmente ecco, verrebbe da pensare, professore, che sia esattamente quello che si desidera realizzare, cioè l'annichilimento assoluto e totale. Purtroppo è un fenomeno al quale assistiamo già da svariati anni. Ma ecco, tornando un attimo all'argomento iniziale, la scarsa comprensione del quesito referendario sicuramente è stato uno dei motivi per i quali si è vista tanta astensione, ma vogliamo provare a spiegare in maniera chiara ai nostri ascoltatori quali sono i danni per l'ambiente, per la salute, per la fauna, per la flora che queste trivelle in mare o in terraferma provocano? Sì, al di là, mi perdoni professore, sì, degli ovvi incidenti che accadono, ricordiamo quanto accaduto a Genova non molto tempo fa. Sì, quello è stato su una tubatura, qui siamo sulla trivellazione, sì. E sulla trivellazione abbiamo diversi effetti a mare e diversi effetti a terra. A mare abbiamo alcuni problemi, per esempio quello che è forse il più pesante nel momento, che dura 4-5 mesi dell'inizio della perforazione, quando si fanno i primi sondaggi per capire, si sparano delle bolle d'aria, si chiama air gun, che sono delle bolle che sparate come con una velocità enorme, che creano un altissimo, fortissimo rumore a bassissima frequenza, ma forte, tanto da creare effetti in particolare sui mammiferi d'acqua, sui delfini e sulle balene, gli spiaggiamenti e poi anche proprio la distruzione della fauna ittica. Percentuale del 20% in meno di fauna ittica nei momenti in cui, quei mesi che sono 3, 4, qualche volta anche 5 mesi, in cui per ogni 10 secondi viene sparato questo colpo che viene chiamato come fosse un vibratore marino, lo chiamano, e queste cose, oppure lo chiamano la dinamite marina, insomma è una cosa che distrugge le orecchie e l'apparato uditivo dei pesci, oppure attacca l'altra fauna, e questo è il più pesante, dura alcuni mesi. Poi c'è la questione degli inquinamenti, su questo ci ha fatto un lavoro proprio l'Agenzia dell'ambiente, del Ministero dell'Ambiente, e i dati però non li aveva resi pubblici
hanno dovuto lavorarci molti mesi quelli di Greenpeace per averli, e anche grazie a qualche deputato dei 5 Stelle che ha bersagliato l'agenzia, finché sono usciti. E che cosa si è scoperto? Che l'80%, anzi 81% dei mitili che nascono attorno a queste piattaforme hanno una percentuale di mercurio, non solo quello, ma dico uno per tutti, più alto dei limiti di legge. Allora, quando ci dicono che davanti a Ravenna ci sono attorno alle piattaforme gli allevamenti di mitili, beh, stiamoci attenti a questi, perché non è proprio il caso di mangiarli. La stessa agenzia ha fatto l'analisi di tutto il resto nell'area attorno alle piattaforme, non solo dei mitili, e ha trovato che il 63-65% di questa fauna marina che abita lì, che sono i crostacei eccetera, aveva una presenza di almeno due metalli pesanti o altri idrocarburi, policiclici aromatici o altri comunque materiali velenosi superiori al limite di legge. Cioè, non è vero che tutto è fatto in maniera tale da non avere nessun impatto sull'ambiente. Personalmente, quando negli anni 90 ero in consiglio regionale ed abbiamo più volte in consiglio votato le mozioni che presentavo assieme a dei colleghi, in particolare della provincia di Rovigo, contro le trivellazioni che volevano farci davanti a Venezia e a Chioggia, siamo riusciti anche a fermarle. Mi hanno portato quelli dell'ENI a vedere una piattaforma in elicottero, in pompa magna, per convincermi che era tutto pulito. La piattaforma era pulitissima sopra, ma non è sopra che dobbiamo vedere, è poi sotto cosa succede. E la terza cosa, forse la più grave, è l'abbassamento del suolo, la subsidenza. Questo fenomeno è un fenomeno così grosso, io adesso dico i dati sintetici, così grosso che ha portato, adesso ve li dico i dati, che ha portato il comune di Ravenna, che pure era l'unico comune che ufficialmente faceva pubblicità per il no, perché alle trivelle e perché faceva pubblicità per il no? Perché ne ricava molti soldi, perché c'è una legge speciale che indennizza la città, il comune di Ravenna, dell'abbassamento del suolo. Allora, questo comune negli anni scorsi ha dovuto rifare tutto l'apparato fognario, non tutto, ma buona parte, perché si è abbassato di 1,20 m. Cioè la fogna non poteva più scaricare a mare perché era andata sotto il livello del mare. E questa è una spesa. Prima di questo c'era la moria degli alberi, perché l'abbassamento del suolo aveva portato a inquinamento salino delle falde acquifere, e non si capiva perché. Poi un professore della facoltà di ingegneria di Padova, Zambon, ha fatto gli studi e ha spiegato, ed è lì che è nata poi questa legge speciale che indennizzava il comune di Ravenna. Adesso, nei giorni proprio del referendum, il comune ha chiesto e ottenuto, credo dall'ENI, di chiudere la piattaforma più vicina, che è a 3 km dal Lido del Sole a Ravenna, perché si è scoperto che ulteriormente negli ultimi 10 anni si era abbassato il suolo di 45 centimetri, cioè quasi mezzo metro, e ha detto adesso basta. E si chiama Angelina questa piattaforma, hanno tutti i nomi di donne le piattaforme dell'Alto Adriatico, sono quelle davanti all'Emilia Romagna. Questa si chiama subsidenza, ma prima del fatto di Ravenna c'era stato il fatto del delta del Po. Nella zona di Porto Tolle l'ENI aveva perforato negli anni 50, e anche prima, ed è uno dei motivi per cui c'è stata l'alluvione del 51, ma non solo questo, comunque ha portato aiuto anche questo. L'ENI di Mattei ha cominciato a perforare, a tirar su il metano misto ad acqua, e nella zona di quel comune, il Porto Tolle, il più grande comune d'Italia come estensione, che prende praticamente quasi tutto il delta del Po Veneto, ci sono stati sprofondamenti fino a quasi 4 metri, 3,60 metri, 3,80 metri. Tanto è vero che l'idrovora principale che c'è lì, l'idrovora che doveva appunto portare sull'acqua per buttarla fuori,
hanno dovuto chiuderla perché era sprofondata lei stessa di 2 metri e non portava più fuori nulla, era diventata del tutto inutile. Si chiama Cave Dramin ed è l'idrovora che adesso, ex idrovora, che adesso è la sede del Parco del Delta. Lì in quella sede, guarda caso, la CGIL Veneta, che ha fatto campagna per il sì assieme a noi, ha fatto un convegno regionale qualche giorno prima del referendum proprio sulla questione della subsidenza, con il presidente del consorzio di bonifica che spiegava le cose che vi ho detto in questo momento. Bene, questi sono gli effetti dannosissimi per le trivelle, che le trivelle presenti in mare provocano. Quelle invece su terraferma? Sono diversi. Allora lì il caso che è emblematico è il caso in provincia di Modena. Un anno e mezzo fa, forse 2 anni fa, adesso non ricordo esattamente, mi pare forse maggio, di 2 anni fa ci sono state delle scosse forti di terremoto che hanno danneggiato, vi ricordate, molti paesi della zona della provincia di Modena, e si è detto e non si è detto, poi si è cancellato subito, che l'epicentro di questi terremoti, di queste scosse, erano proprio i posti dove c'erano state recentemente delle nuove trivellazioni. Perché dico recentemente delle nuove? Perché se tu fai una trivellazione e non sai esattamente dove la stai facendo su terraferma, rischi di arrivare e di rimettere in moto una faglia sismica che magari è dormiente, magari non si sarebbe rimessa in movimento se non magari chissà fra 1000 anni o 2000 anni, e nella pianura padana le faglie sismiche ci sono, anche se sono rare. Ma la cosa è successa anche nella zona di Treviso, nella zona del Montello, Nervesa, la famosa Nervesa della battaglia, che sono le zone della prima guerra mondiale, anche lì nuove trivellazioni, queste l'anno dopo, cioè l'anno scorso, Spresiano, un altro paese vicino al fiume Piave, e dopo queste trivellazioni una scossa del terremoto anche lì, meno grave, lì siamo andati sotto i 4 gradi, invece a Modena siamo andati sopra, credo, ai 5 gradi di scala Mercalli, quindi siamo in una situazione anche lì delicata. Hanno scoperto, tra virgolette scoperto, i geologi lo sapevano benissimo, ma qualcuno fa anche gli interessi dell'ENI e fa finta di non saperlo, che c'è una faglia che deriva dal Friuli, la famosa faglia del terremoto friulano, che da Gemona taglia, va e arriva nel Veneto attraverso la zona dell'Alpago, zona tipicamente sismica, dove tra l'altro da dove proviene la mia famiglia, la casa dove abito è tutta piena di tiranti di ferro, perché ci sono stati terremoti anche nel Novecento, più di uno, e questa faglia arriva giù fino al Piave, al Montello. Ecco che il problema deve essere preso con grande attenzione, e in questo momento il presidente della giunta regionale del Veneto ha dichiarato di volerlo affrontare, perché gli è stato rinfacciato, giustamente, non puoi essere contro le trivellazioni a mare, come è stato chiaramente Zaia e anche e soprattutto il Presidente del Consiglio regionale, e poi invece permettere che trivellino in zone pericolose come questa del Montello. Ecco, questa cosa è un altro effetto, l'effetto poi dell'inquinamento invece lo vediamo in Basilicata, e lì il problema è ben più grave che nel Veneto. Basilicata, sappiamo che da lì a terra arriva il 60% di petrolio e di metano prodotto in totale in Italia, è la zona più martoriata, e lì infatti, guarda caso, c'è stato il raggiungimento del quorum nel referendum, vuol dire che la popolazione non è così felice, non porta così tanta benessere questa industria petrolifera lì, perché il problema lì sono i tumori. In questo momento avrete sentito, perché questa notizia è uscita, ci sono i NOE, i nuclei dei carabinieri ambientali, che stanno esaminando i dati del registro tumori della Basilicata e delle zone in particolare attorno ai pozzi, perché sembra che il tipo di additivi che vengono usati per queste estrazioni, perché non è un lavoro semplicissimo quello che si fa, siano in parte cancerogene e abbiano in questi decenni ormai provocato già dei grandi danni sanitari. Non abbiamo ancora i risultati,
ufficiali, ma ci sono quelli tra virgolette ufficiosi dei medici di base che sono partiti con questa inchiesta, che hanno tra virgolette costretto la regione ad affrontare il tema con più attenzione, ma mai arrivando in fondo, perché se arrivano in fondo ho la sensazione che anche lì bisognerà intervenire pesantemente. Professore, insomma, ci pare di capire che questa, ritorniamo un po' alle piattaforme in mare, sì. La quantità di prodotti petroliferi credo che possa soddisfare le esigenze dell'1% del bisogno nazionale. Sì. Oggi è l'1%, sì. E la popolazione con le royalties credo che sia poco soddisfatta e comunque sono molto più basse rispetto a quello che spettano. L'inquinamento ambientale ci fa il suo. Insomma, questa trivellazione chi è che la vuole? Soltanto i politici? La vuole l'ENI in particolare, che non è più l'industria di Stato che è di Mattei, perché è stata privatizzata, e quindi non possiamo fare i conti con un'industria che è agli ordini del Ministero dell'Industria. È un'industria che è diventata al 70% privata e solo al 30% in mano alla Cassa Depositi e Prestiti, e quindi neanche al Ministero dell'Industria, ma ad altri lobby, diciamo, e che lei comanda dentro i ministeri. E questa è la cosa gravissima. E questa è la cosa gravissima. Chiunque ha avuto a che fare, e me lo ripetono, io ho molte conoscenze di persone, per esempio il senatore Casson, chiunque ha avuto a che fare col Ministero dell'Industria si accorge che lì dentro l'ENI comanda. Ecco, e allora non è tanto i politici, tra virgolette, nel senso la tangente all'uno all'altro, c'è anche questo di sicuro, ma non è solo questo, dobbiamo vederla come una specie di rete tentacolare che le tangenti le dà più ai funzionari che ai politici direttamente, cioè a quelli che poi firmano le valutazioni, a quelli che firmano le concessioni, a quelli che danno le carte da firmare al ministro, e il ministro firma disattentamente, eccetera, eccetera. Professore, la devo interrompere, scusi, mi perdoni, ma se non la prendono i funzionari, come potrebbero poi andare in galera i politici? Sì. Scusi, È un sistema che è consolidato, questo è consolidato, sì. Se, io non voglio fare distinzioni buono, bene e cattivo, sto dicendo che dobbiamo analizzare queste cose con molta attenzione, perché le vie degli interessi che sono veramente anti popolari, questi sono molto raffinate, le abbiamo viste, e insospettabili. Però c'è un problema, mi scusi sempre se la interrompo. È vero quello che dice, però è anche vero che ci sono alcune aziende multinazionali straniere, parlo di quelle che operano in Basilicata, per le quali il governo ha fatto tanto. Ha fatto tanto. Certo. E all'interno della compagine governativa si sono creati degli schieramenti l'uno contro l'altro, e non si sa perché, non si sa per come. Cioè, il cittadino ha subito e subisce le conseguenze di queste, diciamo, litigate o dispettucci che fanno fra loro i politici, con un impegno di spesa di 300-400 milioni di euro, e abbiamo poi un risultato che non sappiamo per quale motivo questi signori litigano, perché abbiamo avuto l'impegno del governo di creare delle facilitazioni presso Taranto perché la Shell e la Total potessero meglio esportare il nostro petrolio. Allora, certo. Quali sono queste finalità? Certo, il nostro petrolio che serve? Sono queste, esattamente queste che ha detto lei, e la ministra Guidi ha fatto bene a dimettersi e ha dimostrato che sono arrivati fino dentro il governo, insomma, non sono solo delle appendici, sono dentro. E certo, chi copre queste cose poi sono sempre più in alto, insomma. Io credo che questo collegamento fra lobby economiche affaristiche che non guardano in faccia nessuno e tecnici che si fanno comprare, e politici che altrettanto ci guadagnano alle spese della popolazione, questi collegamenti sono fortissimi in Italia, in particolare ho segnalato dentro a alcuni ministeri, quello dell'industria è il cuore, il Sancta Santorum, ma ce ne sono anche altri, quello del bilancio, quello dell'agricoltura, sono
sono collegamenti che fai fatica, persino quello dell'ambiente. Abbiamo scoperto che l'ex ministro dell'ambiente Clini speculava su 1 milione di euro facendo finta di fare interventi ambientali persino in Cina, in Iraq, cioè vuol dire che dilaga veramente. Però anche Clini un tempo era mio amico perché era il capo medico di medicina del lavoro di Marghera, eccetera, e mi sembrava una persona, invece poi ti accorgi che veramente non c'è limite all'immaginazione. La realtà va oltre la tua immaginazione. Professore, il prodotto estratto è di proprietà del marchio che lo estrae. Se il prodotto viene estratto da Eni, Eni ne è proprietaria, e la royalty che versa tanto al governo quanto alla regione in questione è davvero esigua. Ed esiguo anche il fabbisogno coperto, come si diceva poc'anzi, con i prodotti estratti, che si tratti di petrolio, gas, quello che vogliamo. Comunque l'Italia necessita ancora tutt'oggi di una grande importazione di energia. Non molto tempo fa appariva sul Sole 24 Ore un articolo che portava addirittura al 50% la copertura del fabbisogno di energia nel nostro paese dalle fonti rinnovabili. Solo di energia elettrica, non solo di energia elettrica. Allora, se abbiamo raggiunto, come qualcheduno dal Ministero si è affrettato a dire, gli obiettivi imposti dalla Comunità Europea per il 2020 già nel 2013, come mai non riusciamo ad adottare una politica energetica che inverta la tendenza? Certo. Allora, lei ha detto la data giusta. Fino al 2013 l'Italia ha lavorato egregiamente sulle energie rinnovabili, poi c'è stato uno stop totale, talmente totale che una serie di industrie pregiatissime che localizzate qui in provincia di Padova e di Vicenza hanno dovuto chiudere perché è finita il sostegno, è finita la politica verso le rinnovabili, e in questi ultimi 2 anni gli incentivi alle fossili sono stati 4 volte tanto rispetto a quelli alle rinnovabili, per dirla quanto il governo ci teneva alle rinnovabili. Gli ultimi 2 anni sono stati un totale blocco. Ciò nonostante, il solare in Italia, l'abbiamo letto sui giornali, è il fotovoltaico, non il termico, è il primo al mondo, ciò nonostante. Ma il complesso delle rinnovabili in Italia, perciò compreso l'idroelettrico che fa la parte più grossa, copre quasi, diciamo, il 48% del fabbisogno dell'energia elettrica, non dell'energia totale, perché poi ci sono i trasporti, c'è il riscaldamento e così via. Ora il tema è: andiamo avanti o torniamo indietro? Perché negli ultimi 2 anni siamo fermati e la tendenza è poi di tornare indietro, perché poi l'obsolescenza di queste cose ti fa fermare, ti fa tornare indietro. E come andiamo avanti? Noi in Italia abbiamo il sole, e quindi la prima scelta deve essere in particolare il solare fotovoltaico, su cui sono stati fatti tecnicamente dei passi da gigante negli ultimi 20 anni. I costi sono andati a un decimo da quelli che erano 20 anni fa, e la tecnologia, l'avete vista, è arrivata adesso ai pannelli addirittura flessibili, per cui si possono mettere i pannelli trasparenti sui vetri, sui muri, eccetera. Noi dobbiamo fare in maniera che tutte le scuole, che tutti gli edifici pubblici, salvo quelli di grandissimo pregio ovviamente nei centri storici più quotati, vengano ricoperti dal fotovoltaico. Questo basterebbe perché l'Italia arrivasse al 100% di energia rinnovabile sull'elettrico, non sul totale, perché poi sul resto bisogna fare una politica dei trasporti diversa, bisogna fare una politica del riscaldamento diversa, e quindi incentivare alla grande il risparmio energetico e l'efficienza. Non invece, non abbiamo il vento che hanno altri paesi. La Danimarca ha il 40% dell'elettrico dal vento, ma la Danimarca è sull'oceano e l'eolico lo mette in mezzo al mare addirittura,
lo mette nelle boe che a miglia dal mare, oltre che sulle rive. L'Italia non è la Danimarca e quindi non dobbiamo rovinare il nostro paesaggio, perché il nostro petrolio, come si sa, il 10% del PIL in Italia è il turismo, non possiamo certo rovinarci il paesaggio per un po' di energia. Dobbiamo farlo con intelligenza. Inoltre non deve andare sul terreno agricolo, non deve coprire, cioè, ciò che deve produrre cibo. Basta andare sul già costruito. Ho detto i tetti, ho detto i muri, perché si può andare anche sui muri a sud, ho detto i pannelli delle autostrade e tutto ciò che, insomma, non ha nessuna possibilità di avere altri usi se non questo. Questa scelta l'Italia non l'ha ancora fatta e non ha nessuna intenzione di farla, perché quando sentiamo parlare il primo ministro che dice che ho firmato, che siamo i più bravi, dice delle cose che riguardano un governo fa addirittura, non siamo più i più bravi, non stiamo facendo quello che hanno fatto governi tranquillamente di destra e di sinistra, da Berlusconi a Prodi fino a Monti, poi si è fermata lì la storia. Professore, un'ultima rapidissima domanda, ma il nostro è un paese in vendita secondo lei? Una bella domanda questa. Io sono a Venezia e vedo che Venezia è in vendita alle grandi navi che ci passano e ci distruggono persino le fondamenta della città per 4 soldi, e qualcuno li prende questi 4 soldi. Il problema è che a comprarla sono pronti tutti, ma dobbiamo impedire che ci siano degli italiani che la vendano, degli italiani tra virgolette, perché a quel punto diventano veramente per noi degli stranieri, e questo riguarda un po' tutta la nostra, pensiamo al Piemonte con la TAV, insomma, anche lì per fare gli interessi di quattro speculatori si fa il disastro in Piemonte, in Val di Susa, e così è purtroppo da tante parti. Diciamo che io sono però più ottimista e penso che alla fine con un grande lavoro di base si potrà cambiare questa situazione. Grazie al professor Michele Boato. La salutiamo, professore, grazie della sua disponibilità. E naturalmente noi ci permetteremo di chiamarla ancora in futuro. Quando volete. Grazie, buon grazie lavoro. Professore, buon lavoro. Buon lavoro a voi. Buonasera. Allora, siamo in attesa di collegarci con Marco Grilli, che forse è già con noi. Marco? Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. Buonasera Marco, da tempo non ci sentiamo. Spero che non abbiate sentito troppo la mia mancanza. Stavamo stracciando le vesti, guarda. No, l'ho già sentita questa cosa, per la verità, ma riguardo un altro argomento, sicuramente non per la tua presenza. No, un altro argomento, anche quello abbastanza... controverso, sì. Non c'è che dire, sì. Allora, perché di solito è sotto Pasqua questa cosa, perché... già, l'abbiamo passata già da un po', per cui siamo... ma voi sapete che siamo ancora sotto Pasqua fino a Pentecoste, per cui... Vabbè, ma tanto qui è un eterno periodo di passione ormai. Su questo non c'è dubbio. Stavo rileggendomi adesso una cosa, per l'appunto, sul fatto che il nostro beneamato presidente Obama, che ormai è a fine mandato, ha praticamente dato l'autorizzazione a investire qualcosa tipo 1.000 miliardi di dollari in armamenti nucleari, ed è un premio Nobel per la pace. E quindi diciamo che soffriamo di una piuttosto grande contraddizione in termini, ecco. È la passione di cui parlavamo poc'anzi, no? Sì. Dunque, Marco, non ci sentiamo da un po', come dicevamo poc'anzi, ma ne sono accadute un po' di tutti i colori, diciamo. Beh, sì, sia diciamo dal punto di vista della politica nazionale che di quelle nazionali. Io adesso non so più effettivamente dove girarmi, perché comunque la mettiamo male per l'Italia, nel senso che noi tecnicamente siamo un paese che ha aderito al trattato di non proliferazione delle armi atomiche, per restare nell'argomento che abbiamo citato poco fa. Però ci troviamo ad avere delle basi strategicamente importantissime per il decollo di aerei che sono cacciabombardieri, che verranno dotati tra le altre cose di ordigni nucleari a sgancio, e sempre più intelligenti, oltre che sempre più malefiche, perché adesso stanno testando chiaramente a livello di laboratorio
quelli che sono i confettini che esplodono in profondità per riuscire a creare più danni possibili anche ai, diciamo, comandi che potrebbero essere seminterrati o interrati. E quindi ci troviamo ad avere a che fare con un'Italia che collabora allo sviluppo di una politica guerrafondaia, fondamentalmente. Questa già è una grossissima contraddizione con la politica, per l'appunto, di un paese che dovrebbe guardare alla pace e soprattutto alla non proliferazione, per l'appunto, della parte atomica. E lo facciamo talmente bene che, sempre perché io abito qui vicino ad Aviano, abbiamo cacciabombardieri pronti in ogni momento, ormai abbiamo gli hangar nuovi di zecca, per quanto riguarda lo stoccaggio, i magazzini, chiamiamoli così volgarmente, di stoccaggio delle bombe, che dovrebbero essere nella misura di 51, se non ricordo male, date gli ultimi dati, diciamo, sussurrati. E perché l'Italia si è impegnata sostanzialmente a fornire supporto logistico anche con i propri caccia. Attenzione, perché gli F-16 che l'Italia ha in dotazione, una buona parte, sono in leasing praticamente dalle dismissioni americane. Ricordiamo, l'F-16 non è un caccia di ultima generazione, ma può essere aggiornato in avionica e dotazioni secondo le necessità, e l'Italia gli F-16 che ha li ha presi in leasing praticamente dagli Stati Uniti, tanto perché ci capiamo, e siamo in attesa, tra le altre cose, delle consegne della commessa degli F-35, commessa quanto mai controversa, e per questioni di costo e anche per questioni di, chiaramente, dotabilità di questi aerei di ordigni atomici dell'ultima generazione. Quindi stiamo parlando di killer, chiamiamoli così, lancia e dimentica. Loro se li caricano, li mollano, e dove vanno a colpire poi ci pensano direttamente le bombe. Il pilota non si deve neanche più preoccupare di questo. Marco, quindi, abbiamo anche i droni. Sì, giusto, per non farsi mancare nulla abbiamo anche i Predator controllati da Sigonella o da Niscemi, se preferite, visto che stiamo deturpando e stuprando il territorio della Sicilia per fare spazio alle antenne che chiaramente servono per guerra elettronica e anche per il controllo dei droni, che naturalmente hanno già fatto e continueranno a fare servizio anche sul territorio libico. Ora qui dovremmo farci delle domande. Scusami tanto se ti interrompo, ma hai detto la parolina magica, appunto, la Libia. Che cosa sta accadendo? Pare che il nostro dovrebbe diventare un impegno non più soltanto di carattere logistico. Sì, sembra che i ben pensanti del governo, più o meno sotto mentite spoglie, più o meno dico, oltre a fornire supporto logistico alle forze NATO, cioè agli Stati Uniti, perché torno a ripetere, se mai mi avete sentito dire questa cosa, che la NATO non è altro che il cosiddetto patto fantasma, come lo chiamano gli eminenti politologi, dove per l'appunto tanti partecipano, ma di fatto il comando è in mano solo e soltanto agli Stati Uniti d'America. Quindi, diciamo, non solo il supporto logistico alla NATO, ma anche fornitura proprio di mezzi e personale sul terreno di guerra, perché di guerra si sta parlando. Poco da continuare a utilizzare la formula di missioni di pace. Se cercate di spiegarmi dove sta la pace in tutto questo, perché onestamente, se vai lì armato fino ai denti in un territorio che non è il tuo a fare qualcosa che non ti riguarda, è un attacco bello e buono sotto mentite spoglie, correggetemi se sbaglio. È un po' difficile farlo, cioè, bisogna proteggere i pozzi di petrolio. Sì, il problema che o la questione che mi pongo io è, alla fine del gioco, effettivamente, quanto verrà in tasca l'Italia, al di là delle buone speranze del governo Renzi e similia, che possano anche succedere, perché sai, adesso siamo sotto, come dire, plebiscito del nostro beneamato Presidente del Consiglio, perché a settembre adesso avremo questo referendum che dovrebbe essere la conferma o, se vogliamo, l'opinione difforme degli italiani rispetto al consenso al governo Renzi. E secondo me questa cosa della Libia ci toccherà in modo trasversale più di quanto non ci piaccia.
Marco, ma Prego. in che misura saremo coinvolti? Cioè, parlando proprio di numeri, no? Ma allora Perché ho stavo cercando di dare sentito diverse un'occhiata. cifre, infatti, ma non si è ancora ben capito il contingente da quanti uomini dovrebbe essere composto, in quale caso dovrebbe intervenire. È tutto abbastanza detto e non detto, per cui risulta difficile poi alla fine rendersi conto di quello che davvero sta per accadere. Difatti, constato che c'è nessuna preoccupazione nella cittadinanza rispetto a questa situazione. Vuoi perché, come si dice sempre, siamo talmente oberati di problemi che non abbiamo né il tempo né la voglia alla fine di pensare ad altri, ma di fatto. Se un nostro intervento dovesse essere concretizzato, in che misura e in che maniera saremo chiamati a farlo? Oh, e qua si apre una bella questione, perché inizialmente si parlava di qualche caccia e eventualmente i droni, che bisogna ancora capire se siano quelli americani o quelli italiani, perché ormai la distinzione non è più così netta, e uomini a supporto sostanzialmente, perché poi alla fine le truppe che la fanno da padrone, che sono già tra le altre cose lì, sempre anche lì sotto mentite spoglie e con buona pace dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono quelle statunitensi, che stanno già facendo le loro porcherie già da un bel pezzo, perché si parla ormai di mesi che sono lì a preparare il terreno per lo sbarco. Sembra quasi di essere a una Normandia rediviva. E, per quanto riguarda l'Italia, io stimo che si parlerà di qualche migliaio di uomini, a dispetto delle centinaia che sono state fino adesso, paventate. Perché? Perché se il padrone schiocca la frusta, naturalmente, il servo fedele, si deve sbattere sull'attenti e deve rispondere agli ordini che vengono impartiti. Non mi chiedete numeri precisi, perché in questo momento non sono in grado di darvene, anche perché, come giustamente dicevi tu, Antonella, il fatto qual è? Che il governo non è che si periti di informare tutti quanti su quali sono i numeri e le poste in gioco. La propaganda, o se preferite, il flusso di comunicazione attraverso i media principali, non ci consente di avere una visione chiara della cosa. Farei menzione al fatto che la nostra Costituzione dice che lo stato di guerra teoricamente dovrebbe essere dichiarato dalle Camere. E dove il Presidente della Repubblica dovrebbe assumere il controllo delle forze armate, perché lui è il capo supremo delle forze armate. Ora, devo capire quanto la nostra Costituzione, che peraltro è una Costituzione di Che impostazione ripudia la guerra. Che pacifica, bravissima, e qua ripudia la volevo guerra. arrivare, bravissima, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e, tra parentesi, di soverchieria nei confronti degli altri popoli. Per cui, se non bastassero gli schifosi contratti miliardari che l'ENI ha in piedi un po' dovunque, ivi incluso piccolo problema che c'è in Egitto con il presidente al-Sisi in questo momento per via della morte di Giulio Regeni, oltre al fatto che l'ENI sta mettendo in piedi comunque accordi di sottobanco anche nell'est Europa, e non ultimo, chiaramente, le sue aderenze anche in Libia. Quindi io voglio tanto capire adesso dove andremo a finire. Non ho ancora la piena visione della cosa, ma non mi stupirei se avessimo delle novità succulente nei prossimi giorni. Ecco. Anche perché tempo addietro, non troppi giorni fa, ho visto un'intervista a Scaroni, che come voi sapete è il numero uno dell'ENI. E parlava appunto delle politiche espansionistiche della società, senza chiaramente scialare in rivelazioni per quanto riguarda la parte del territorio libico, dove l'ENI comunque è presente, strapresente già da anni, ormai anche da quando c'era Gheddafi, per la verità. Tanto sia che una nutrita schiera di italiani lavorava lì. Tra le altre cose, un'altra notizia curiosa che ho letto recentemente, o comunque se volete una curiosità, è che Gheddafi, poco prima di cadere, parlava
pare avesse chiesto aiuto a Israele. Ora, io penso che se hai tendenze suicide e stai cercando di sfuggire agli americani in un modo o in un altro, non vai a chiedere aiuto a Israele, che costituisce una prima linea d'attacco per gli Stati Uniti d'America sostanzialmente, oltre al fatto che per aver fatto una cosa del genere sicuramente è passato attraverso l'utilizzo dei servizi segreti e quindi del Mossad, che è un'organizzazione direi a delinquere di stampo quasi mafioso a livello internazionale, per cui sì, tra la CIA e il Mossad io onestamente non saprei dove toglierne per metterne. Insomma è una scelta molto molto difficile, sarebbe difficile rinunciare a uno dei due. Sì, anche perché gli uni e gli altri vanno di pari passo, adesso vanno anche d'amore d'accordo con Riyadh, che è un alleato però molto pericoloso, perché ragazzi bisogna tenere conto che gli arabi sono abbastanza infidi di loro, non è che storicamente come dire abbiano la fama di essere un popolo fedele, ma girano dove gira il vento, quindi sai dove cominciano, non sai dove vanno a finire. In questo momento vanno tutti e tre d'amore d'accordo, se la giocano eccetera eccetera eccetera, però credo che questo sia un problema parecchio diffuso. Ho paura che ormai non sia più possibile una definizione così netta. Guarda un po' la nostra personalissima, nazionalissima situazione. Certo, noi da sempre siamo fedeli ad un unico padrone, ma abbiamo avuto diversi episodi durante i quali si è constatata la nostra come dire leggiadria nel cambiare posizione, nel cambiare idea, pubblica o privata che fosse. Quindi a questo punto la ritengo una situazione molto complicata, proprio perché non c'è più nessuna chiara distinzione, tutto può essere il contrario di tutto. Il discorso per noi è anche questo. Adesso, al di là di tutto, logisticamente l'Italia in che posizione sta? Cioè, questo che ci dovrebbe preoccupare. Il problema non è solo e semplicemente il fatto che mandiamo uomini e mezzi in Libia piuttosto che altrove a supporto degli Stati Uniti, ma quanto ci costerà questa cosa, soprattutto se loro vogliono andare avanti nell'escalation nucleare e ricominciare la guerra fredda a pieno titolo verso la Russia. Noi siamo esattamente nel mezzo, cioè tutto quello che succede ci passa sopra o ci passa attraverso, non ci sono né santi né madonne, come si suol dire. Per cui la preoccupazione principale che la nostra popolazione dovrebbe avere è quella di trovarsi in mezzo a una guerra che noi stessi non abbiamo voluto, ma rispetto alla quale non abbiamo saputo opporci. Esattamente, ma perché non abbiamo compreso la portata, né l'imminenza, se vogliamo dirla tutta. Bene Marco, io ti ringrazio tanto per il tuo intervento, ti ringraziamo naturalmente per il tuo intervento, ti diamo appuntamento a mercoledì prossimo con noi naturalmente. Sempre a disposizione, grazie a voi per l'ospitalità, è sempre un piacere. Grazie a te Marco. Buona serata. Arrivederci. Buona serata a te, a mercoledì prossimo. Ciao a tutti, ciao. E passiamo rapidamente la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Massimo. Vai Massimo, sei tutti noi. Se c'è. Sì, ci sono. Ecco. Dunque, ci sono, stavo guardando delle notizie perché ci sono degli aggiornamenti, appena il computer mi dà mi dà l'ok, eccoci qua. Dunque, confidiamo, parliamo di profughi, Vienna, confidiamo che Vienna non prenderà decisioni unilaterali e che continuerà a collaborare strettamente con noi nella crisi dei profughi. Così il ministro degli esteri Gentiloni al quotidiano austriaco Die Press, dopo l'annuncio del ministro dell'interno di Vienna, Sobotka, di controlli ai confini con il Brennero per la fine di maggio. Quello del Brennero non è un problema solo bilaterale, Austria e Italia sono nell'Unione Europea e le regole vanno rispettate. La chiusura dei confini
all'interno dello spazio Schengen non può essere decisa da singoli stati. Non esiste un fattore esterno che possa giustificare la chiusura del Brennero, dice così Gentiloni. Questa dunque è la notizia che è, diciamo così, di aggiornamento alle 19:37. Tutto per il momento da Venezia e vi restituisco la linea per la conclusione della vostra trasmissione. Grazie a Massimo Bonella, il responsabile di PianetaOggiTV.net, al quale diamo appuntamento alle 22 per gli aggiornamenti durante la trasmissione Osservatorio Antimafia. Ringraziamo Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. Grazie Rosario, un caro abbraccio a te e a Ugo che ti fornisce il suo supporto. Ugo ha cambiato nome, adesso Cambio l'assistente alla regia si chiama Testa di Caso. Oh mio Qui, Dio! ma c'eravamo un Caleb. Ce la siamo persa! Abbiamo perso Ugo e abbiamo perso Ughet Caleb. Caleb. Abbiamo qui. Vabbè, Non ok. lo Comunque vedremo, vi salutiamo lo stesso. a chi l'ha visto. Sì. Diamo appuntamento anche a voi naturalmente alle 22. Ringrazio ancora Marco Grilli che vedo in collegamento con noi e ringrazio soprattutto gli ascoltatori per averci seguiti. Do appuntamento a tutti voi alle 22 per una nuova puntata di Osservatorio Antimafia. Questa sera sarà con noi, vi anticipo, il nostro immancabile oramai Aaron Pettinari e assieme a lui parleremo degli interessantissimi articoli pubblicati dalla testata giornalistica online Antimafia 2000. Penso che si partirà naturalmente dall'intervista rilasciata scusate, dal giudice Piercamillo Davigo. E ha sollevato tante polemiche, chi pro, chi contro, ne discuteremo insieme. Per cui, se anche voi vorrete dire la vostra, vi aspettiamo alle 22 per Osservatorio Antimafia. Intanto vi salutiamo, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18:30. Grazie a tutti e buonasera. Arrivederci. Un caro Non mancherò saluto. alle 22, non mancherò, non mancherò. Non ti addormentare, Bonella. No, si addormenta. Ciao Marco, buona serata. Ciao A ragazzi. voi, ciao. Vado con la sigla. Ciao. Però Rosario, mi avete dato un'idea, magari mentre va la trasmissione, tra la testa e la coda potrei anche un attimo, così recupero un po' di forze. Bene, Perfetto. bene. Bene, Massimo. Vado con la sigla. A dopo, ciao.